dormire con la sigaretta accesa, è un idiota. Bimbo, non fa i compiti, ma gli insegnanti non glieli hanno dati. È in corso un dibattito per capire se è colpa del bimbo che non fa i compiti o se gli insegnanti non glieli hanno dati. Forse è il bimbo che non li ha fatti o gli insegnanti che non glieli hanno dati, ma probabilmente anche il fatto che il bimbo non li fa perché gli insegnanti non glieli hanno dati. È caso nazionale! Ancora proteste dei cittadini contro il traffico insostenibile in centro paese. Si lamentano le vecchie finestre perché non passa più nessuno. E aggiungono, siamo stufe di questo rumore tombale assordante. Un gruppo di vegani ha manifestato contro Porto Cervo per chiedere che venga rinominato in Porto Cervo di Tofu. La Lega Sarda non è d'accordo e ribadisce, usiamo i prodotti locali. Tra le proposte svettano Porto Pecora, Porto Yacht da 35 metri e Porto Carasau. I grandi della musica si incontrano, i Fratelli Nessuno suoneranno per una serata all'insegna della beneficenza. Il ricavato verrà devoluto a se stessi per risanare le spese della serata. Bambino cade in giardino, per fortuna non si è fatto nulla. Subito le vecchie del paese si sono affacciate dalla finestra e hanno così potuto riempire la loro giornata. Un'iniziativa sociale, concerto di fischietti dei vigili urbani per combattere lo stress. Secondo una ricerca, il rilassante suono del fischietto ha le stesse proprietà benefiche di una coda di 2 ore in tangenziale. Questo programma è stato presentato da Pierpa e da Giuseppe Terrana.